via la maglia dell'Itas, è ora di indossare quella della Trentino Betclic. Non c'è tregua per i ragazzi di Stoicev. Dopo il difficile impegno di campionato al Palafonte Scodella vinto al tie-break non senza qualche brivido, è giunto l'attesissimo momento dell'esordio in Europa. Domani al Palatrento ore 20:30 arriva la tedesca Friedrichshafen, formazione temibile già di suo, campione di Germania, ottavo nella scorsa edizione della Coppa. I tedeschi non nascondono mire di conquista in quel di Trento. A difficoltà si aggiunge difficoltà, visto che Kasiski e compagni hanno sempre giocato coi Molten fin qui, mentre in Cev si sa, il pallone cambia. E vista la fitta griglia di impegni ancora non c'è stato il tempo materiale di prendere in mano i Mikasa, due giorni fitti di allenamento quindi per la Trentino Betclic, che spera nel recupero del suo martello Osmani Wantorena. Qualora l'italo-cubano non dovesse farcela, pronta la coppia della lunga Kasiski, che deve però scontare le oltre due ore di partita di domenica. Tutti pronti per la rincorsa a quello che sarebbe il terzo titolo consecutivo. Abbiamo iniziato anche allenare con palloni nuovi, perché questi diversi, perché è sempre questo discorso che Champions League giochiamo con palloni nuovi, campionato italiano con Molten italiano. E devo dire che come due anni fa abbiamo iniziato prima volta a giocare in Champions League, anche adesso dopo due vittorie in questo campionato europeo, vogliamo ancora andare avanti, abbiamo grande voglia di vincere, anche sappiamo che si può organizzare finale a Bolzano, e questo può essere un altro stimolo di più per andare a finale.